Immagina una città fantasma, edifici abbandonati ricoperti di graffiti, resti di auto arrugginite, crepe sulle strade. E ora aggiungici una fitta coltre di fumo che sale da sottoterra. La terra stessa è così calda che non si può toccare. Eccoci a Centralia, in Pennsylvania. Centralia era un posto vivo nel 1800 e fino al 1960. Le ricche miniere di carbone attiravano tante persone. Ma nel 1962 una di queste miniere per caso si incendiò e il fuoco cominciò a estendersi nel sottosuolo. Il carbone è un combustibile a combustione lenta. Così la gente continuò a vivere lì tranquillamente per circa un ventennio, fino a che il fuoco non cominciò a danneggiare la città. Uno degli incidenti peggiori si ebbe quando un buco gigante apparve dal nulla nel retro di una casa. Per fortuna non ci furono feriti, ma dopo quell'episodio la gente cominciò ad andarsene. Nei 30 anni seguenti quasi tutti se ne andarono, ma nel 2020 c'erano ancora 5 abitanti. Comunque, Centralia è a tutti gli effetti una città fantasma. Gli edifici abbandonati e cadenti e le strade crepate sono solo una parte di questa desolazione. La cosa che più disturba è il fumo che esce dal terreno attraverso le crepe. Sottoterra i fuochi sono ancora accesi, riscaldano la superficie e lentamente stanno distruggendo ciò che resta della città. La Silent Hill della serie televisiva americana fu ispirata da questo scenario. Si pensa che l'incendio possa durare 250 anni. E allora non rimarrà altro che un deserto bruciato in quest'area. Se hai paura degli scarafaggi, allora questo posto sarebbe il tuo incubo peggiore. Le grotte di Gomantong in Malesia potrebbero essere uno dei luoghi più pittoreschi al mondo se non fosse per i suoi abitanti. Prima di tutto ci sono i pipistrelli. Circa 2 milioni di questi animali vivono nelle vaste grotte. Si spaventano facilmente e credo che non ti piacerebbe vedere milioni di mostri alati volare verso di te nel panico. Poi ci sono gli scarafaggi. Mentre il numero di pipistrelli è più o meno preciso, gli scarafaggi che ricoprono il terreno e i muri non si possono contare. Ce ne sono così tanti che non sarebbe possibile fare un solo passo senza che una decina di quei viscidoni non ti salga sulle gambe. E infine, se riuscissi a non gridare per gli scarafaggi e svegliare orde di pipistrelli, potresti essere premiato con altri fantastici abitanti delle grotte, tra cui serpenti, scorpioni e millepiedi velenosi giganti. Affascinante! Comunque, le grotte sono aperte al pubblico e ricevono molti visitatori ogni anno. Proprio nel bel mezzo del nulla, in una vuota area del deserto del Karakum in Asia centrale, c'è un grande buco nel terreno che brucia, da sempre. Si chiama cratere gassoso Darvaza ed è in realtà un pozzo ampio e profondo in cui il fuoco è acceso da mezzo secolo ormai. La gente del posto lo chiama la porta per gli inferi e la vista è davvero spaventosa. Non c'è modo di estinguere le fiamme e gli scienziati credono che il cratere continuerà a bruciare per secoli. Il pozzo si è creato nel 1971, quando un gruppo di ingegneri stava esaminando il terreno e pensava di aver trovato un pozzo di petrolio. In realtà era una sacca di gas naturale e quando hanno cominciato a perforare il terreno l'intorno, la terra ha ceduto. Gli ingegneri avevano paura che il gas velenoso potesse mettere in pericolo le città vicine, così decisero di dargli fuoco pensando che le fiamme si sarebbero estinte in poche settimane. Ma come possiamo vedere, sono ancora alte. Il cratere è diventato una famosa attrazione turistica, ma nonostante questo è ancora pericoloso. Quindi si sta cercando di spegnere in maniera definitiva la porta per gli inferi. Immagina di vedere un serpente velenosissimo proprio vicino ai tuoi piedi. Che paura, eh? E ora moltiplica questa esperienza per 2 migliaia di volte. Non importa dove scappi, ci sono serpenti simili dappertutto. Sei sull'isola dei serpenti e il nome non potrebbe essere più adatto. Si trova non lontano dalla costa del Brasile e ospita migliaia di ferri di lancia dorati. Circa 11.000 anni fa, il livello del mare si è alzato separando l'isola dalla terraferma e molti ferri di lancia sono rimasti intrappolati lì. Anche i loro fratelli sulla terraferma sono velenosi, ma non così tanto. La varietà dorata ha dovuto evolvere per sopravvivere e ci sono riusciti. Poiché non ci sono molti animali da cacciare sulla terra, hanno imparato a cacciare gli uccelli. E perché il veleno sia efficace deve avere effetto istantaneo. Per questo i ferri di lancia dorati hanno sviluppato un veleno 5 volte più potente di quello della varietà normale. Questo ha aiutato i serpenti a proliferare e ora ce ne sono da 1 a 5 per ogni metro quadrato. Quest'isola è così pericolosa che il Brasile l'ha chiusa ai visitatori, come se qualcuno volesse andarci.
perso nei boschi di notte, improvvisamente inciampi in una figura umana. Sollevato, le tocchi le spalle e chiedi indicazione, ma è dura come la pietra e coperta di muschio. Poi la guardi in faccia e ti si spalanca la bocca dalla paura. Non è per niente un umano. Il mio consiglio è di non andare in giro di notte nella Finlandia sudorientale se non vuoi fare un'esperienza scioccante. Perché è qui che un noto scultore finlandese ha creato il suo giardino di sculture inquietanti. L'esposizione principale consiste di 200 figure umane in varie pose di yoga, ma potresti incontrare anche altre opere alquanto sinistre. Come delle figure con mantello, che allungano le braccia verso di te e hanno grandi buchi neri al posto degli occhi. Giusto per aggiungere un po' di raccapriccio, i denti delle statue sono veri denti umani. Il giardino stesso è nato perché lo scultore era un eremita e non voleva lasciare casa sua. E quando gli chiesero se volesse cedere qualche statua a dei musei, disse che doveva chiederlo a loro. Sembra che non abbiano accettato. Queste statue sono già abbastanza inquietanti, ma se fossero bambole? Se ti trovi a visitare il Giappone e vuoi regalarti qualche brivido, non puoi perderti Nagoro. È un piccolo villaggio nel sud del paese. Guidando vicino alle case e ai cortili, vedrai gli abitanti seduti sotto i portici o nei loro giardini. Niente di speciale. Fino a che non capisci che non si muovono e mai lo faranno, perché sono bambole a misura d'uomo. Un abitante del posto è tornata al suo villaggio natale nel 2002 e ha iniziato a cucire spaventapasseri da mettere nei campi e nei giardini. Poi quest'hobby si è trasformato da cosa pratica in una sorta di memoriale. Ogni volta che qualcuno lasciava il paese o moriva, lei ne faceva una bambola a grandezza naturale. Le bambole somigliavano alle persone in base al suo ricordo e tutte sono raffigurate mentre svolgono attività quotidiane. Sono sedute, in piedi, sdraiate per terra. C'è anche un'intera classe di bambole nella scuola. Ma la cosa probabilmente più spaventosa è che la popolazione umana di Nagoro conta meno di 30 persone, mentre gli spaventapasseri hanno superato i viventi con una proporzione maggiore di 10 a 1. Ci sono circa 350 bambole in paese. Come la loro creatrice ricorda, c'erano circa 300 persone a Nagoro quando lei era bambina. E ora, da oltre 20 anni, lei le commemora. Circa 3.000 visitatori arrivano a Nagoro ogni anno e molti ritornano anche l'anno successivo. Il paese non si raggiunge facilmente, perché si trova su una delle isole giapponesi meno frequentate dai turisti e la stazione dei treni più vicina dista un'ora. Ma ciò non ferma i turisti che vogliono vedere questi magnifici e inquietanti spaventapasseri con i loro occhi. La parte più fredda del nostro pianeta, l'Antartide, non smette di sorprenderci. Queste sono le cascate di sangue, in cui dell'acqua rossastra cade giù da un candido ghiacciaio bianco. Gli scienziati hanno concluso che il colore dipende dal ferro. L'acqua proveniente dal ghiacciaio si ossida e si arrugginisce quando viene a contatto con l'ossigeno, sprigionando quel colore rosso. E ora saliamo sul monte Gandeng, un monte che depone uova. Beh, non sono proprio delle vere uova, bensì delle pietre che sembrano delle uova di dinosauro. Ecco perché questa montagna ha questa fama. Queste, chiamiamole uova di pietra, si sono formate in una parte della montagna oltre 500 milioni di anni fa, e questo fenomeno si è poi ripetuto ciclicamente. Ogni 30 anni, sulla superficie della scogliera appaiono uova di varie dimensioni e sfumature. Uno studio effettuato in quella zona ha rivelato che la composizione rocciosa della scogliera è diversa da quella delle altre parti della montagna. Qui, infatti, vi sono prevalentemente rocce calcaree più inclini all'erosione, che maturano giorno dopo giorno. Ci vogliono 3 decenni prima che le pietre assumano la forma d'uovo. Eppure è ancora un mistero come queste formazioni rocciose possano essere così sferiche e lisce. Secondo gli scienziati, ogni uovo di pietra ha un suo nucleo organico, costituito da conchiglie, resti di piante, denti di pesce e scheletri. Forse la loro forma dipende da questo mix. Vicino a queste uova di pietra c'è il villaggio di Gulu, i cui abitanti credono che le uova siano sacre. Le associano alla fortuna e ogni famiglia ne ha una in casa. Purtroppo però sono rimaste circa 70 uova, quindi se vuoi vederle devi affrettarti. La struttura Rishat è un fenomeno geologico di forma circolare nel deserto del Sahara, vicino alla Mauritania. È formata da rocce a strati molto simili ad anelli. Non c'è da stupirsi che questa originalissima struttura abbia attirato l'attenzione della NASA. Dal cielo, infatti, questa caratteristica geologica sembra vorticare. Gli scienziati ancora non sanno come hanno fatto gli anelli ad arrivare lì.
Alcuni dicono sia stato l'impatto di un asteroide, altri credono sia stato un processo geologico naturale. La struttura di Rishat, per loro, sarebbe una cupola rialzata ed erosa. I geologi spesso la classificano come anticlinale a cupola. Inoltre, gli scienziati hanno scoperto che le rocce al centro sono più antiche di quelle esterne a forma di anello, quindi sembra che le pietre siano state erose in strati rocciosi piatti. Ad ogni modo, non c'è una spiegazione valida per questo fenomeno, quindi il mistero del Sahara, lungo ben 45 km, è ancora irrisolto. Il numero 4 è l'isola di Pasqua, o Rapa Nui, per dirla con i pasquensi. Quest'isola fu scoperta da un tale di nome Jacob Roggeveen, che in realtà non la stava cercando. C'è finito casualmente una domenica, da qui il nome. Roggeveen avrebbe dovuto trovare la Terra Australis. No, non è l'Australia. È un luogo che non è mai esistito, un continente ipotetico. Inoltre, voleva dare un'occhiata a Davis Land, che si credeva fosse stata avvistata una volta da Edward Davis, il pirata, non il sassofonista. Ma Roggeveen fallì anche in questa impresa. Anche se in realtà nessuno ha mai visto quell'isola, a parte ovviamente il pirata Davis. Ok, Roggeveen non ha scoperto le terre che avrebbe voluto, però ha scoperto l'isola di Pasqua. Quest'isola appartiene al Cile e si trova nell'Oceano Pacifico sudorientale. È nella mia lista perché qui sono state ritrovate circa 1000 statue di pietra chiamate Moai, realizzate dal popolo Rapa Nui. Queste statue raffigurano quasi tutte delle teste gigantesche, ma ce n'è anche un esiguo numero che rappresenta figure inginocchiate con le mani sulla pancia. Ogni statua rappresentava capi o altri membri importanti della società dell'isola di Pasqua. Per lavorarle si usava pietra vulcanica locale, che veniva ammorbidita. La tappa successiva è la Porta degli Inferi. Ma non devi preoccuparti, questo è solo il nome con cui è stato chiamato il cratere di gas di Darvaz, in Turkmenistan. Questo gigantesco cratere di gas naturale esiste da 5 decenni e brucia gas in continuazione. Il presidente del paese ha incaricato gli esperti di trovare un modo per spegnere questo fuoco continuo. Questo sito si è formato accidentalmente nel 1971, durante i lavori a un progetto sul gas naturale. Da allora le fiamme sono rimaste accese ed è diventata un'attrazione turistica. A volte, anche nella nostra epoca, vengono costruite strutture misteriose. Esatto, non dobbiamo per forza andare indietro nel tempo a milioni di anni fa, verso civiltà scomparse da tempo. Edward Lead Skelnin ha costruito da solo una struttura chiamata Coral Castle a Homestead, in Florida. Non si è servito di macchinari di grandi dimensioni, ha scolpito più di 1100 tonnellate di roccia corallina in 28 anni, concludendo nel 1951. È un mistero come sia riuscito a fare tutto da solo. Lead Skelnin ha scolpito la roccia sedimentaria creando diversi oggetti, come pareti, tavoli, sedie, una fontana e una meridiana. Ovviamente dietro a questo mistero c'è anche una leggenda. Lead Skelnin ha iniziato a costruire la struttura dopo essere stato abbandonato dalla sua fidanzata il giorno del loro matrimonio. Oh, sposa in fuga? Lo avrebbe fatto per dimostrare a tutto il mondo quanto la amasse, con un'impresa straordinaria. Beh, che dire, ci è riuscito. Parliamo un po' del mistero dei cerchi delle fate in Namibia. Si tratta di milioni di chiazze circolari che si estendono per 150 km e che hanno un diametro dai 3 ai 20 metri. Si chiamano cerchi delle fate perché sembrano realizzati da una fata o da una creatura ultraterrena. Si tratta essenzialmente di terreni di forma ovale circondati da erbe. Ci sono molte credenze locali su queste macchie, ma la scienza ci dice altro. Biologi e matematici si sono interrogati a lungo su questo mistero e c'è più di una teoria per spiegarlo. Ecco la più diffusa. Dato che nel deserto c'è poca acqua, le piante sono in competizione per accaparrarsela, quindi alcune di esse si espandono e prosperano, lasciando pochi spazi a quelle più piccole nelle vicinanze, che quindi non riescono a ottenere l'acqua di cui necessitano. Alcune di esse quindi scompaiono e quelle rimanenti rimangono ai loro margini. Ecco perché formano spazi distanziati così regolari. E se ti dicessi che c'è una collina a Leh City, in India, dove invece di rotolare verso il basso gli oggetti vanno in alto? Si tratta di un'illusione ottica. La strada sembra una collina in pendenza a causa dei paesaggi circostanti, ma in realtà è in discesa.
Questi tipi di colline si chiamano colline magnetiche o gravitazionali. Vi sono varie spiegazioni al riguardo e la più comune afferma che la collina ha una forza magnetica così intensa da poter trascinare le auto nelle vicinanze. Che ne dici di vedere delle rocce fiammeggianti? Jan Artash si estendeva su un'area di oltre 8 km quadrati. Questo luogo si trova su una montagna rocciosa nel sud-ovest della Turchia, vicino alla città di Shirali. Jan Artash ha preso il nome dal suo aspetto. Infatti, significa letteralmente pietra fiammeggiante. Qui le rocce sono in fiamme da almeno 2500 anni e probabilmente continueranno a bruciare per i prossimi decenni. La montagna che ospita le rocce è un vulcano inattivo, che quindi è pieno di minuscole fumarole che rilasciano gas come il metano. Il gas si accende quando viene a contatto con l'ossigeno, creando quell'effetto fiammeggiante. Ah, e comunque un tempo i marinai usavano queste fiamme come fari naturali, perché sono molto vicine al mare. Oggi però è per lo più un'attrazione turistica. Anche gli escursionisti la adorano. Ora facciamoci un giro su questo lago ghiacciato, il lago Abraham, in Canada. In inverno l'acqua ghiacciata si riempie di bolle di ghiaccio. Sembra una magia, ma queste sfere bianche non sono così innocue. Sono fatte di metano infiammabile. Ah, belle quanto pericolose! Il prossimo è Race Track, nella Death Valley, negli Stati Uniti. Si tratta di un fondale asciutto con rocce in movimento. Queste strane rocce sembrano essere state spinte o trascinate da qualcuno o qualcosa e hanno lasciato dietro di sé una traccia e un mistero. Ora sappiamo qual è la forza che le spinge. Sorpresa, è il vento. E anche il ghiaccio. Secondo gli scienziati, infatti, il vento spinge le rocce per brevi tratti quando il terreno è coperto di ghiaccio. Non posso fare a meno di accorgermi che molte cose misteriose che accadono sulla Terra interessano pietre o rocce, o il metano. Quale di questi fenomeni ti interessa di più?